Radio Sound Piacenza 24, ho con grandissimo piacere ospite Giovanni Volpe, che è il direttore del miogiornale.net. Benvenuto su Radio Sound. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parliamo di questo Instant Magazine che si chiama Re Giorgio, dedicato sicuramente a un orgoglio piacentino, se non l'orgoglio piacentino. Come è nata questa idea? Questa idea è nata dall'emozione di quella giornata, di quell'11 maggio, che abbiamo visto soprattutto negli occhi di Giorgio Armani, che avevamo già incontrato in altre occasioni. Ci ha colpito molto questa sua grande emozione e anche la grande emozione della città. Erano presenti tantissimi studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, a cui va il merito di aver conferito a Giorgio Armani questa laurea honoris causa in Global Business Management. E quindi, al di là della solennità, diciamo, no, di questo evento, quello che ci ha colpito è stato il dopo, no? Il dopo, l'Armani che si è reso disponibile a stare in mezzo ai piacentini, ai suoi concittadini, e questo ha rotto un po' quell'allure di riservatezza, no? Che lo ha sempre caratterizzato molto, e quindi questo ha fatto scattare in noi la molla, la voglia di dire: ma fissiamola quella giornata, e allora perché non fare un magazine molto curato dove tutti i contenuti di quella giornata sono stati raccontati senza timori, soprattutto con una serie di fotografie strepitose che sono molto importanti poi per ricordare questi momenti, no? La figura di Giorgio Armani che è uscita da questo vostro lavoro? Ma allora, diciamo che il nostro lavoro è stato quello di creare un magazine su quella giornata e sull'Armani di quella giornata, nel senso che però che ha alzato lo sguardo, mi spiego, cioè i contenuti di questo magazine vanno dai discorsi del professor Anelli, il rettore dell'Università Cattolica, la laudatio della professoressa Fellegara, preside di Economia e Giurisprudenza di Piacenza, dove esce il ruolo che Armani ha avuto nel mondo della moda, nella sua evoluzione e nel suo essere una moda straordinariamente anche alla portata di tutti. E poi abbiamo il racconto della cronaca, da cui è uscito il sentore, no, di questa vicenda, di questa presenza, da cui esce, voglio dire, tutta l'emozione, tutto l'affetto, tutto l'abbraccio che c'è stato, e con un pizzico di glamour, perché parliamo anche delle signore che erano presenti, delle loro mise, di come erano vestite. Parliamo di moda raccontata da tre importanti figure piacentine, a partire dalla famosa Tina Pellizzari, che è la prima e l'esclusivista di Armani in città, amica personale del grande stilista. Poi c'è l'aspetto storico, che è stato curato da Massimo Solari, c'è un po' di tutto, e poi c'è anche una cavalcata dove mettiamo in fila, e qui esce un po' quello che è l'altro aspetto dell'orgoglio vero piacentino, che è quello di tanti piacentini che hanno fatto la storia, non solo italiana. L'ultimo probabilmente è Giorgio Armani, con la sua grande storia nel mondo della moda e non solo, ma anche nel mondo dell'imprenditoria, perché non dimentichiamoci che Giorgio Armani è un grandissimo imprenditore, e quindi, voglio dire, e io credo che questa giornata abbia dato a Piacenza modo di riflettere. Insomma, l'idea che è nata e che abbiamo sviluppato insieme con Rita Nigrelli, editore di Radio Sound e Piacenza 24, insieme a Nicola Bellotti di Black Lemon, insieme ai colleghi di testate online come Piacenza Diario, sto parlando di Mirella Molinari, o di Piacenza Online di Carlo Andrea Trisconi, è stata proprio quella di tirar fuori quello che questa giornata può rammentare ai piacentini, cioè che la terra di Piacenza ha dato i natali anche a un signore che si chiama Giorgio Armani, e questo vuol dire che è una terra che ha grandi valori. Questo deve essere uno stimolo per fare ancora di più e ancora meglio per questa terra e non solo. Si intitola Re Giorgio Armani a Piacenza. Come è possibile trovarlo, Giovanni? Si trova nelle principali edicole della provincia, si trova nelle principali edicole cittadine. Il magazine ha attirato molto l'attenzione di tanti, e adesso vedremo come, se le cose continuano in questo modo, come andare a sviluppare la possibilità di renderlo disponibile ancora meglio, ancora di più, per i nostri lettori. Si intitola Re Giorgio Armani a Piacenza, 5 euro, 60 pagine elegantissime, pieno di immagini. Ne abbiamo parlato con Giovanni Volpi, direttore di ilmiogiornale.net. Grazie di essere stato con noi. Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.